Devo spiegarvi il perché questa cassata, che è un'opera d'arte, il perché questa cassata al Teatro Massimo. Vai, viva la Sicilia, viva l'anno delle radici, viva il Comune di Palermo, grazie Carolina, grazie a voi, grazie, viva la terra. Questo 2024 è l'anno delle radici, per chi non lo sapesse è un'iniziativa promossa dal Ministero degli Esteri che vuole portare gli italiani nel mondo, noi diciamo i siciliani nel mondo li vuole riportare, riconnetterli e farli avvicinare di nuovo alla loro terra di origine, creare questi indotti. Proprio per questo noi lo scorso dicembre, Io Compro Siciliano, che sta promuovendo e creando valore proprio sulla Sicilia, lo scorso mese abbiamo inaugurato dentro il Teatro Massimo il libro delle radici, che è Palermo e la Sicilia, si è intestato questo invito a questi siciliani, fatto a questi siciliani per venire a mettere la firma, venirsi a registrare in questo libro, che è un'opera d'arte, che fra poco prenderemo, perché oggi faremo firmare a un siciliano che ha accolto questo invito. Il primo è stato Celestino Drago, lo scorso dicembre, lo chef di Los Angeles. Oggi sarà un'altra figura che ci ha scritto, è un siciliano di Singapore, è originario di Lercarafriddi e che è venuto, fra poco arriverà. Proprio per questo abbiamo voluto rappresentare con un'opera d'arte che ci lega, che è la cassata, il simbolo che più volte noi abbiamo realizzato anche sotto forma di evento. Lo scorso aprile ai Quattro Canti, due mesi fa, a Los Angeles l'abbiamo fatto e sono stati, c'erano loro proprio a farla a Los Angeles insieme alla pasticceria Oscar. Oggi qua in altezza per la prima volta abbiamo voluto rappresentare col simbolo della cassata questo momento dedicato a questo primo atto dell'anno delle radici del 2024. Già verranno tante cose, abbiamo realizzato un dolce simbolo della nostra terra, anche dare un segnale ai nostri emigranti nel mondo, che è un invito a tornare a casa, ed è stato realizzato da dei ragazzi di una scuola di formazione. Sapete che moltissimi nostri ragazzi attraverso la cucina girano il mondo, e il fatto che i docenti e i ragazzi abbiano realizzato questo dolce, anche perché se ci riflettete la cucina, la gastronomia sono i nostri ponti verso il mondo. Io dico sempre, i veri avamposti culturali della Sicilia e dell'Italia nel mondo sono i nostri ristoranti. Abbiamo coinvolto in questo processo la scuola di formazione TED, Tony è il direttore, con la sua creatività accetta queste sfide, ha creato un ristorante che è una scuola, la scuola è dentro il ristorante, ha mandato i ragazzi con noi a fare esperienza a Los Angeles. L'idea che i giovani possono essere i nostri, diciamo, narratori, i narratori della Sicilia del mondo, io lo trovo fantastico. Il fatto che questa scuola sia di questa idea, trovo anch'esso una cosa molto importante e la volevo segnalare. A questa iniziativa di Io Compro Siciliano rispondiamo sempre positivamente, perché ci piace dare ai nostri ragazzi la possibilità di mettersi in gioco. Il ristorante didattico che abbiamo aperto a Misilmeri è un ristorante didattico completamente aperto al pubblico, interamente gestito dagli allievi. Offriamo la possibilità ai nostri ragazzi di mettere in pratica quello che studiano, quello di formare dei professionisti che, finita la scuola, sanno già dove mettere le mani all'interno di una cucina e possono operare tranquillamente, e devo dire che i ristoratori questo lo apprezzano moltissimo. Una battuta alla nostra bravissima Bina, la corte, la pastry chef. Gentilita moltissimo dal tocco della signora. Infatti, certo. Dai, spiegaci anche perché questa, diciamo, lavorazione è una lavorazione che è diversa da come noi vediamo di sotto la cassata. Sì, abbiamo fatto diversi strati tra pan di Spagna e ricotta. E poi l'abbiamo decorata, come avete già visto. Beh, un applauso veramente a tutti i ragazzi TED. Tutti i ragazzi che sono favolosi, veramente li conosciamo. Sono sempre, guardate, vedere giovani che portano avanti quest'arte è un'emozione. A che ci sei? Facciamoci una fotografia con loro, a chi li abbiamo ucciso. Certo, una bella polemica. Poi allarghiamoci un po', sì, siamo troppo stretti. Più qua. Di più avanti, da. Luigi, vieni qua. Facciamo anche un applauso a Luigi Sparacello, che è il nostro siciliano